Avete mai letto un romanzo giallo di Arthur Conan Doyle? Il protagonista, Sherlock Holmes, è un investigatore famoso per la sua capacità di risolvere casi complicati utilizzando il ragionamento induttivo per individuare il colpevole. Un vero e proprio criminologo. Il suo motto è: una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità. Eliminare le possibilità sbagliate è un approccio molto utile per risolvere problemi, anche in matematica. Mettiamoci alla prova. I numeri primi sono divisibili solo per se stessi e, naturalmente, per 1. Quali sono i numeri primi maggiori di 50 e minori di 60? Scriviamo su un foglio tutti i numeri compresi tra 50 e 60. Ora, vogliamo eliminare quelli che non sono primi, cioè quelli che hanno almeno un divisore diverso da 1. Per iniziare, scartiamo tutti i numeri pari. Un numero pari è sempre divisibile per 2, quindi sicuramente non è primo. Ora, scartiamo i multipli di 3. Sapete come riconoscerli, vero? La somma delle loro cifre è a sua volta un multiplo di 3. Quindi 51, 54 e 57. Multipli di 4 non ce ne sono più, perché li abbiamo già scartati, in quanto multipli di 2. E i multipli di 5? Eccone uno da scartare, il 55. Proseguendo così, scopriremo che non riusciamo a eliminare altri numeri. Quelli che sono rimasti sono proprio la soluzione del nostro problema. 53 e 59 sono numeri primi. In generale, eliminare una per una le possibilità sbagliate, cioè procedere per esclusione, ci permette di individuare la soluzione, proprio come fa Sherlock Holmes. Una volta scartati gli innocenti, in base agli indizi, cioè ai dati del problema, possiamo concentrarci sui rimanenti sospettati per trovare il colpevole.